Buongiorno, stamattina mi trovo a Frasco, in Val Verzasca, Svizzera. Sono esattamente in via Ronchi, dove trovo i cartelli per Lago d'Efra, dove andremo oggi. Qui c'è anche una cartina. Quindi si comincia. Poco più avanti, a chi interessa, troviamo anche questa bella fontana per chi deve rifornirsi. E qua comincia proprio il vero sentiero. Comunque è segnato Efra. È passata una quarantina di minuti, il terreno è molto semplice e siamo arrivati a questa bella cascata. Dopo un'oretta dalla partenza, un'altra cascata. Bene, si continua. È passata un'ora e mezza, siamo sempre nel bosco. Come vedete, nei punti più ripidi troviamo anche delle scalinate in pietra che ci aiutano. Dopo un'ora e mezza il bosco si apre fuori e questo è il panorama. Lago d'Efra da ancora 35 minuti. Si continua. Sono passate circa 2 ore, il terreno adesso è cambiato, sono tutti masse di granito, un po' messe a scaletta, un po' no, però non è che sia difficile da fare. Eccomi dopo 2 ore e 10 circa al Lago d'Efra. Sta piovendo, piovigginando.
Bene, adesso vado verso la capanna d'Efra. Lì sopra ci sono i cartelli. Bene, dopo 2 ore e mezza sono arrivato alla capanna Efra a 2030 metri. Bene, per oggi è tutto, spero vi sia piaciuto, alla prossima!